Qui San Desiderio, match winner della giornata, Nicolò Mazzacchiodi. Oggi si suol dire dei portieri che pigliano anche le mosche, ma anche quelle piccole hai preso oggi. Complimenti. Grazie mille. Che partita è stata? Come hai visto la tua squadra e come hai visto la tua difesa? E come hai visto la Gogliardica con un nuovo allenatore? Allora, noi sapevamo che comunque sarebbe stata una partita difficile perché la Gogliardica già dall'andata ci aveva messo in difficoltà, è una delle squadre che secondo me gioca meglio in questo campionato, però noi ci siamo preparati bene, sapevamo di doverci rifare dalla sconfitta dell'ultima di andata, del girone di andata, però è andata bene, siamo preparati bene, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a arginare dove loro potevano farci male. E è andata bene, dai. Il risultato è stato ottimo e meglio di così non poteva essere. E anche perché avete un portiere che tanto di cappello veramente, ma giochi sempre così? Ma qualcuno in tribuna mi ha detto che hai sentito l'odore della Serie B. Sono stato in Serie B, sì, e purtroppo mi sono seduto solo in panchina, però l'odore l'ho sentito forte, oltretutto nella mia città, Spezia. È stata un'esperienza indimenticabile e vorrei essere ancora lì. Io comunque cerco sempre di dare il meglio in tutte le partite che faccio. Io ho fatto un'allusione, forse l'altezza non era l'altezza della Serie B? Quello conta tanto, perché quando inizia la serie di categoria trovi comunque giocatori che sono strutturalmente molto, molto alti, molto fisicati, per cui secondo me quello ha influito, può avere ma una minima parte, cioè se uno poi dimostra di poterci stare ci sta comunque secondo me. Raccontami la tua parabola, dalla Serie B alla promozione senza togliere niente a Forza e Coraggio, bella squadra. Certo. Ma che stimoli si trovano per continuare? Lo stimolo del calcio è sempre quello più grande, nel senso che comunque io sono sceso di categoria, ma ho continuato a imparare nonostante pensassi comunque di avere già quello che mi serviva per giocare bene. E se anche scendendo di categoria ho trovato comunque persone che mi hanno aiutato sempre a migliorare. E questo è solo che un bene, perché sono belle esperienze comunque. Perfetto, allora grazie e complimenti ancora. Grazie mille.